Settimana di pausa per il campionato di A1 femminile dopo le prime 6 giornate di un torneo che si profila quanto mai interessante. Il calendario dice che bisogna dare spazio alle nazionali e così sarà. Il Jesam Lemura Lucca di coach Serventi, che non ha giocatrici impegnate a livello internazionale, può tracciare un primo bilancio su questo primo scorcio stagionale. I numeri ci suggeriscono che dopo la bella vittoria sulla Gea Sesto San Giovanni, la squadra del presidente Cavallo è risalita a metà classifica con 6 punti, frutto di 3 vittorie e altrettante sconfitte. È abbastanza palese che, calcolatrice alla mano, a Gatti e compagne mancano alla fine 2 punti della gara interna con Broni, complice anche un pessimo arbitraggio. Per il resto un andamento in linea con quelle che erano le previsioni. Sappiamo che l'appassionato pubblico del Palatagliate si era abituato negli ultimi anni a squadre molto forti e divertenti. L'apice dello storico scudetto del 7 maggio 2017 è un ricordo ancora molto vivo e palpabile, ma seppur a malincuore va archiviato. Bisogna guardare al futuro, ad un roster che per il secondo anno consecutivo è stato rifatto di sana pianta. In realtà anche il livello generale del campionato è salito, con almeno 5-6 squadre tutte di ottimo spessore. Quindi ogni partita può nascondere insidie e di gare facili francamente ormai non ce ne sono più. In questi giorni coach Serventi approfitterà della sosta per lavorare sodo con il gruppo. Alla ripresa del campionato ci sarà la trasferta più difficile sul campo della Famila Schio, campione d'Italia. La tradizione non è certamente favorevole a Lucca, il pronostico pende tutto dalla parte delle Venete. Ma sarà un match che servirà a capire quanto e come il Jesam Lemura è cresciuto e quali potranno essere realmente le aspirazioni in una stagione comunque agli albori.